Per la serie Funghi Bizzarri vi presentiamo il fungo lanterna, il Clatrus ruber, che come i funghi palla, il fungo nido d'uccello, di cui abbiamo già parlato in altri video, fa parte dei gasteromiceti, ovvero quei funghi che hanno la parte fertile detta gleba, che può rimanere carnosa o spugnosa fino a quando le spore sono immature, per poi divenire polverosa e bruna quando queste raggiungono la piena maturazione. Ma non solo polverosa, può essere anche gelatinosa. Questo è il caso del fungo lanterna, che ha in comune questo e anche l'odore con il Phallus impudicus, di cui abbiamo parlato nel video dell'indolo. Inizialmente questo fungo si presenta sotto forma di ovulo chiuso, è una volva di colore biancastro, ma una volta maturato lascia uscire questo ricettacolo fertile dalla forma curiosa che ricorda una gabbia o una lanterna. A forma rotondeggiante, colore rossastro, rosato o giallo e biancastro, con superficie bucherellata nella parte esterna, mentre nella parte interna è ricoperta da una mucillagine verdastra maleodorante, ed è proprio qui che sono racchiuse le spore. Questa ha odore sgradevole, cadaverico, fecale, molto intenso, ma non al punto del Phallus impudicus, che si sente anche a 100 metri di distanza. Questa caratteristica serve ad attirare gli insetti, come le mosche, che diffonderanno poi le spore. Come abbiamo visto, dicevamo nel video dell'indolo, questo odore è dato da sostanze indoliche e dal dimetilsolfuro. È saprotrofo, quindi si nutre di materiale vegetale in decomposizione. Fruttifica in zone boschive, ma anche in parchi o giardini, e ama particolarmente gli scarti di bambù. Si può trovare tutto l'anno, soprattutto in periodi piovosi. Non è considerato un fungo commestibile, anzi una volta giunto a maturazione potrebbe essere anche lievemente tossico. In alcune zone dell'est Europa viene consumato quando è ancora allo stadio di ovulo, così come avviene per il Phallus impudicus, privato però del peridio gelatinoso.